Padre mi diceva una cosa al quale io poi mi sono convinto che è così. Quando il marito è povero neanche la moglie gli vuole bene. Abbiamo lavorato come i cani, notte e giorno. Quando gli operai si ammalavano andavamo noi a fare il turno di notte, ma senza dormire. I giovani come me andavano nel lavoro convinti che l'anno venturo avrebbero avuto la possibilità di crescere. È stato un crescendo, il primo assegno grosso mi ricordo era 29 milioni quando abbiamo incassato. Io ho fatto tutte fotocopie, me l'avevo attaccato su perché non avevo mai visto questi importi così grandi. Credo che un lavoro senza divertirsi non è un lavoro. Ma siamo ispirati a quello che D'Annunzio scrisse sul libro. Io ho quel che ho donato. È stata questa la filosofia. Un popolo di imprenditori, di inventori, di gente che con la sua fantasia, il suo lavoro, il suo coraggio ce l'ha fatta. Dalle macerie del dopoguerra al sogno del boom economico e la cavalcata di una generazione che ha fatto dell'Italia un paese moderno e industrializzato. Ma quando si parla del miracolo italiano degli anni 50 e 60 si parla di persone e di storie. E allora questi della gente del boom sono cinque racconti tra i tanti possibili, cinque esempi di questo miracolo per capire come è stato costruito il nostro benessere, proprio a partire dalle rovine e dalla miseria del dopoguerra. Beh, immaginate un paese distrutto per il 98%, che era stato bombardato da ambo i contendenti e un paese ormai senza nessun abitante. Costretto a disperdersi attraverso l'ordine di sfollamento che era stato impartito dalle truppe tedesche. Thank you.
a Roma si decise di assicurare la presenza di personaggi importantissimi nelle zone che erano state più martoriate. E noi avemmo qui un qualche cosa che è irripetibile, che non è possibile neanche esprimere in maniera molto compiuta ciò che accade. L'onorevole De Nicola in Abruzzo. Il Presidente della Repubblica ha voluto visitare una delle regioni più martoriate dalla guerra, una fra le più dimenticate. Dopo la visita ai capoluoghi di provincia, l'onorevole De Nicola ha visitato le zone più colpite, da Pescara a Francavilla a Ortona, inoltrandosi poi verso l'interno. E noi che eravamo dei giovani, ascoltammo dei discorsi di questo tipo, che non bisognava mai abbassare la testa, che questi erano momenti che bisognava resistere. Il fascismo non c'è più, ora c'è la democrazia e questo deve essere il vostro ricostituente. I miei ricordi d'infanzia sono eccellenti, diciamo il paese era povero, però c'era un grande senso di solidarietà, anche se da un punto di vista economico si andava avanti mettendoci proprio tutta la buona volontà, ecco. Ai miei tempi credo che si diventava giovani molto presto, questa è la sensazione e sono un po' i miei ricordi. La mia famiglia eravamo 7 figli, mia madre gestiva un negozio che vendeva generi alimentari, ma il prodotto primario era il latte e per cui a me il compito, quando io avevo appunto 11 anni, era di consegnare a casa dei clienti il latte. E quando completavo la consegna del latte andavo a scuola. Per andare a scuola a Vicenza non c'erano mezzi. Io ho preso la bicicletta e mi alzavo alle 4 del mattino, andavo a Vicenza a 96 km, 96 e 96, un giorno sì, un giorno no, un giorno andare, un giorno tornare. Ma insomma ero abbastanza pronto a fare il giro d'Italia. La famiglia di mia madre era una famiglia, erano numerosissima, di mezzadri. La famiglia di mio padre invece era già proprietario del fondo, un piccolo fondo ma era già proprietario. Noi eravamo in una casa fino al 55, io sono del 49, non c'era ancora la luce elettrica, perciò comunque aver visto in quegli anni tra il 55 e il 62 arrivare in casa il primo fornello con la bombola, il famoso Pipigas, vedere arrivare la prima radio, la prima televisione, erano veramente momenti entusiasmanti perché comunque era il periodo anche della crescita della campagna ma anche poi dopo dell'abbandono delle campagne. Ovviamente vedo il papà. Giovanna, va, prendi pane e vino. E voglio. Senta signora, che cosa mangiate? Le patate. E oltre le patate? Oggi solo le patate. Quella della mezzadra è un'esistenza monotona. Forse anche la signora Ersilia comincia ad accorgersene. Abbiamo provato a chiederle, non siete molto contenti? Poco contenti, la famiglia è numerosa. Siamo tanto a mangiare e pochi a lavorare. Il potere non rende per niente, mi manca l'acqua, mi manca la luce. Non si può andare avanti così. E il suo marito che ne dice? Sì, la mia moglie ha ragione a dire che non siamo contenti. Qui è tanto è vero il nostro paese, c'è tanti poteri abbandonati che nessuno ci vuole stare più. Manca luce, manca acqua, sicché siamo in un posto schiavo. Come si inventa un'industria? E perché si decide di unirsi in una cooperativa? Come in tutte le cose, da principio c'è solo un seme, un'intuizione, un'idea che poi sarà alimentata dalla volontà, dalla tenacia, dall'impegno e dalla fantasia. Trascorsi questi anni, trascorsi nella ricostruzione, si cominciò a dire, essendovi le culture, grano e uva da tavola, si cominciò a dire che con questo non si vive.
E si cominciò a pensare evidentemente di fare un'esperienza nuova, di cercare una nuova strada per la gente, per i contadini. Costituimmo la società cooperativa ai primi del 60. Prima di costituire la cooperativa facemmo una riunione in un luogo pubblico per spiegare a tutti quei contadini che avessero voluto sentirci che cosa volevamo fare. Per cui, dopo la riunione, io portai dei moduli per chiedere le adesioni. Aderirono 105 contadini, se non che la notte sentii bussare alla porta. Erano verso una mezza le due, e disse, ma che vuoi, chi c'è dietro? C'era una fila di quei contadini che avevano firmato il modulo che lo rivolevano, perché pensavano di giocarsi la terra. Mi ritrovai con 24 iscritti. Non avevo 13 anni quando mio padre una mattina mi disse non andare più a scuola. Ho cominciato a lavorare a tempo pieno con mio padre nella sua ebanisteria a produrre i mobili. E lì ovviamente sono entrato in contatto con i materiali, con il legno, con i tessuti, con la pelle e quant'altro. E praticamente ho scoperto questa grande passione. Mio padre votava Democrazia Cristiana, ma io credo che lui fondamentalmente fosse un comunista, perché noi eravamo 7 figli e lui pensava alla famiglia come una comunità che andava gestita e protetta, quindi i figli dovevano essere tutti quanti uguali e io invece scalpitavo, volevo correre, tanto che io ho preso il coraggio con due mani, perché dire a mio padre che io non volevo lavorare nella famiglia e volevo lavorare in proprio, ci voleva un grande coraggio, perché mio padre aveva una mano che equivaleva a una pala meccanica che noi vediamo in giro. Quindi era un uomo molto autorevole e autoritario. Però io ho preso il coraggio e dissi, qualunque cosa mi accada, io non posso continuare a lavorare e vivere così. Quindi disse a mio padre, papà, io devo lavorare per conto mio. Comprendemmo subito che bisogna fare qualche altra cosa seria per poter convincere evidentemente. E cominciamo a pensare alla cantina sociale. E bisogna a questo punto, non avevamo una lira, fare la domanda per ottenere allora c'era il Ministero dell'Agricoltura e c'era il piano agrario che finanziava queste operazioni. Cominciamo così. Ma la cosa bella, la cosa bellissima è stata quando noi apprendemmo che non ci sarebbe stato dato il contributo. Ci troviamo con le spalle al muro. E però cominciamo a lavorare. Il primo anno lavorammo 335.000 quintali di prodotto. 35.000 quintali di prodotto in quel periodo ci dettero la possibilità di poter pagare naturalmente i manufatturieri e le macchine, ma dare addirittura un pagamento ai soci che se non ci fosse stata la cantina non avrebbero potuto vendere il loro prodotto, perché non lo voleva nessuno, non c'era assolutamente, e da un quintale due andava a 500 lire. Noi demmo 3.500 lire a quintale. Madonna, non è acceso il fuoco. Questa sera è grande festa in onore di un personaggio importante, il metano. Ci avviciniamo ora al geometra d'avanzo, che sarà il primo a ricevere questo importante personaggio dell'epoca moderna. Io penso che questo sia l'ultimo pozzo terminato. Sì, no? Effettivamente questo è l'ultimo pozzo dei 32 perforati nella zona di Grottole, Pomarico, Ferrandina e Salandra. E questa sera abbiamo voluto invitare la popolazione locale per assistere alle prove di produzione. E in che cosa consistono queste prove di produzione? Adesso, signor Rizzo, gliele faccio vedere. Bene. Avvicina la gente! Sei pronto, Violillo? Non fumate, oe, non fumate! Un boato si leva nel cielo, si sente la terra tremare sotto i piedi, è veramente fantastico, uno spettacolo quasi incredibile. E la fiamma che si alza oltre i 30 metri, non credo meravigli solo gli abitanti del luogo, ma tutti noi. Dopo aver vinto una borsa di studio,
Abbiamo fatto un corso di 6 mesi, 8 mesi per diventare periti industriali del settore del metano, perché allora c'erano circa 50-60 centrali di metano, non c'era neanche un tecnico. E quindi, essendo diventato perito metaniere, ho trovato un posto a Porto Tolle e lì sono diventato il capotecnico dell'azienda che produceva 60.000 metri cubi al giorno. Da lì è iniziata la vera imprenditorialità, perché mi sono accorto che i pozzi di metano andavano via via diminuendo di produzione. Estraendo da un pozzo di questi il filtro era intasato in una maniera paurosa. Sostanzialmente si era formato dei sali di calcare e di magnesio che impedivano il passaggio di acqua e quindi di gas. L'idea è questa, la principale, è di cercare di pulire questi pozzi, no? I filtri. Perdendo 6 mesi in laboratorio, le prove e le controprove, ho trovato la proporzione giusta tra acido cloridrico e melasso. E abbiamo lavorato i 120 pozzi della centrale in cui ero responsabile, e diventando un esperto numero uno, perché ero il primo al mondo ad aver fatto una roba del genere. A questo punto ho chiesto al nostro proprietario se mi affittava questo macchinario, e mi ha dato quasi gratis la gestione di questo impianto. E ho girato tutto il Polesine e ho lavato 700 pozzi. Va bene. A volte guadagnando quattrini c'è da vergognarsi oggi, perché invece di lavare il pozzo tanto all'ora, io dico: guardi, io vengo lì, lei non mi paga, mi dà la metà del gas che esce di più. Insomma, un pozzo dava 10.000 metri cubi al giorno, dopo aver pulito, no? E questo qua dice: ma devo vendere tutto qua per pagarti. È tanto breve la primavera, nessuno la ferma con sé. Ma tu la porti nel tuo sorriso, sorriso che dedichi a me. Cominciai nel laboratorio che avevo a Matera, in via Stigliani, 58, questo accade nel 62, cominciai a comprare dei mobili e quindi riempire il laboratorio dove facevo le poltrone e i divani, li cominciai a riempire di mobili e quindi ad avviare un'attività commerciale. Erano anche momenti, se vogliamo, abbastanza entusiasmanti dal punto di vista economico, perché si veniva fuori dalla guerra, era il periodo del boom economico, che si costruivano le case, che la gente voleva arredare le case, quindi sono stati momenti assolutamente favorevoli. Mi sono laureato nella sessione invernale del 62, cioè all'inizio del 63. Ed era bello allora per uno che si laureava. Era l'Italia del boom, del miracolo economico. Uno che si laureava in ingegneria al Politecnico aveva la scelta di dove andare. Ero orientato ad andare all'Olivetti. Un signore, che si chiamava Avvocato Colombo, mi dice: ma lei non è fatto per andare in un laboratorio, lei è estroverso, lei è un venditore nato. Guardi, quanto le dà l'Olivetti? 120.000 al mese, che erano le offerte standard. Io gliene do 150, aggiudicato. Quindi una scelta venale, confesso, perché sento già un po' di tempo che eravamo, come dire, fidanzati con mia moglie, volevo sposarmi. E quindi questi soldi facevano comodo. Per cui scelsi di fare questo e cominciai a fare come mia attività professionale il venditore presso l'agente di Torino del distributore della Motorola in Italia. La Motorola non c'era ancora. E quindi la mia carriera comincia così. Giovane, 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 hai tutta una vita da vivere ancora. Fermala al volo, bella con me, e giorno per giorno tutta per me. Giovane, 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 sei come me. Giovane, oh, giovane.
Dopo la scuola media c'era comunque di fare una scelta. Rimanere in campagna con il lavoro che allora mio padre si aspettava che desse una mano a crescere l'impresa agricola, oppure un altro lavoro. Io ho fatto una scuola, 2 anni, una scuola professionale per imparare l'elettrotecnica. Dopo questo primo periodo la scuola mi ha indirizzato presso un imprenditore a fare un mestiere e ho trovato così la prima occasione di lavoro. Questo siamo già nel 66. Pur rispettando chi mi offriva un'occasione di lavoro, e li ho rispettati comunque sempre, però il condizionamento a frequentare lo stesso ambiente di lavoro, fare le stesse cose quasi tutti i giorni, non avere grossa così, possibilità di muovermi secondo i miei desideri, mi ha spinto da un'altra parte a scegliere, pur lavorando ancora come dipendente, a fare delle piccole attività private. Questo lavoro così spontaneo, senza averlo minimamente organizzato, mi ha portato a cogliere un'occasione di lavoro nel 68, propostami dalla Merloni che stava crescendo, e a quel punto però significava organizzare una parte contabile, perché comunque significa iscriversi alla Camera di Commercio, mettersi in regola in qualche modo. Io ho conosciuto mio marito quando lui aveva 20 anni. Lui è stato sempre un ottimista. Dice: non faccio il militare perché essendo titolare di questa impresa sono esonerato. E invece niente affatto, arriva a ottobre del 69 la cartolina per fare il servizio militare e io sono dovuto partire. Che si fa? Io ancora non sapevo niente di lui, non sapevo niente, però ho messo il naso un po' in questa contabilità. Mi sono trovata, no, da aiutarlo, l'ho fatto volentieri, anche se poi vedendo dentro conti mi sono accorto che mi piaceva tanto questo ragazzo, ma come affare economico non avevo fatto un granché, perché cioè, aveva un sacco di debiti, perché lui è un imprenditore vero, lui investiva sempre per lavoro, no? Gli piaceva fare le cose, ma, e quindi non è stato facile dopo avere questo ragazzo fuori e tirare avanti l'impresa. Dopo qualche anno che eravamo fidanzati, lui non ne parlava mai di sposarsi, ma aveva trovato una posizione molto di comodo, perché veniva a casa mia, mangiava a casa e quindi mangiava a casa. Succedeva pure che mia madre lo custodiva pure e non si sposava, al che ho dato l'alto là. Dico: o te paghi la pensione o ti sposi. Lui mi ha sposato. Quella del boom economico degli anni 60 è una breve illusione di breve durata. E del resto non esiste crescita senza intoppi. Dai problemi congiunturali come l'inflazione e la recessione fino alle tensioni sindacali o perfino alle vicende personali di ognuno di noi. Le avversità sono parte del gioco e anzi forse una condizione addirittura necessaria per lo sviluppo. La difficoltà diventa così uno stimolo. Ed è nel momento della crisi che emerge la stoffa di chi ce la farà. Quando ho cominciato non avevo quasi niente, niente si può dire, però una banca locale, 2 banche anzi, non ricordo perché sono passati degli anni, mi ha dato 2,5 milioni. Le banche mi hanno guardato in faccia e hanno detto: quello lì è matto, ma sembra onesto. Ha avuto mai paura? Una parola, paura ne ho avuta tanta certe volte. Le dirò che certe volte mi sono sempre chiesto se era coraggio, incoscienza o entusiasmo. C'è una bella differenza tra fare l'imprenditore e fare il manager. L'imprenditore gestisce le proprie risorse, i propri soldi. Il manager gestisce le risorse che gli sono affidate dagli azionisti. L'imprenditore, l'azienda è lì per lui, per i suoi figli, vuole fare crescere l'azienda, quindi ha una visione di lungo termine.
e allo stesso tempo sa che rischia i suoi soldi, per cui c'è un modo di guardare. Il manager, specialmente negli ultimi 20 anni, molte volte è un po', cerca il guadagno rapido, fa fortuna e se ne va. Il lungo termine può essere 3 anni, 5 anni, non la sua vita e eventualmente la vita dei suoi figli. Le amicizie si scoprono nei momenti di disgrazia. Non ci sono amici, scompaiono tutti, guarda, scompaiono affetti, amore, di tutto. Sono belle le esperienze della vita, si esce sempre più forti in definitiva. Lei sa come lo chiamo queste battoste? Le chiamo ogni disgrazia una fortuna, sì, in inglese. Very disappointment is a blessing. Ogni disgrazia è una fortuna. Noi abbiamo una grande fortuna che, essendo partiti da zero, tutto quello che è più di zero è comunque un fatto positivo. Perciò la somma è fatta di cose positive e di cose negative. Io tendo a dimenticarmi quelle negative, perché comunque non servono molto. Però se vogliamo fare un elenco di tutto quello che non ha funzionato, forse stiamo qui anche un sacco di tempo, no? Siccome nel nostro settore della produzione di metano utilizzavamo dei motori americani di residui di guerra, trasformandoli a gas. Questa idea di motori a gas sono rimasti sempre lì, nel nostro cervello, sia nel mio. E vedevo questi autobus che passavano per le città a inquinare a non finire. Tanto più che ultimamente è uscita una legge nel 70 che vietava l'emissione di questi fumi neri, queste particelle di carbonio. Allora, cos'è che ho fatto? Avevo per amico il direttore dell'azienda municipalizzata e mi ha consegnato un autobus di linea. L'abbiamo trasformato, l'abbiamo consegnato all'azienda di Brescia, ha girato per un anno più o meno bene, perché trovava difficoltà di andare a rifornimento, no? Siamo nel 72. Naturalmente questa idea dell'autobus a gas è nata in Italia e praticamente è andata in Brasile. ESO, televisione, fantastico, no? Niente da fare. La guerra del kibbutz, 1973. Patapum, patapum, patapum. L'inquinamento è passato in seconda linea, bastava aver petrolio. Chi se ne frega se inquina, basta che ci sia il petrolio. La nuova fabbrica a Sant'Eramo era in costruzione, ma io continuavo ancora a produrre a Matera. E così l'11 agosto del 73, era di un sabato, incontrai tutti i miei collaboratori e appunto, e come da rituale, diedi a loro il premio, li ringraziai e praticamente augurai a loro buone vacanze. L'amministrativo, il responsabile amministrativo, aveva dei soldi e degli assegni da consegnarmi. Mi disse: signor Natuzzi, le do la cassa, perché dovevamo chiudere per vacanza. Io dissi: guardi, vado un attimo a casa a cambiarmi, a preparare il bagaglio. Quando torno lei mi consegna la cassa. Ero sotto la doccia e sento un clacson che suonava in maniera insistente proprio. Mi affaccio e vedo che c'era un mio collaboratore che mi dice: signor Natuzzi, la fabbrica si sta incendiando. Oh mio Dio! Quindi la fabbrica si era bruciata il sabato e il lunedì la banca mi revoca il fido, che poi erano 10 milioni di fido che avevo, per cui non potevo più firmare un assegno. Tutti i miei crediti si erano bruciati, ma erano rimasti debiti. Siamo venuti qui a Sant'Eramo e la fabbrica era ancora in costruzione, non aveva le porte, non aveva le finestre. Per fortuna avevano montato le tegole, ma non le avevano ancora coibentate. Per cui quando pioveva l'acqua entrava dentro.
Coprimmo le finestre con del polietilene, con dei pezzi di legno per evitare che entrasse aria, e fu veramente un miracolo, perché dopo una settimana noi riprendemmo la produzione. L'11 agosto si incendia la fabbrica a Matera, il 18 agosto noi caricammo il primo camion di divani che mandammo in una provincia di Potenza, Lago Sirino, 1.700.000 lire. La ripresa. Dunque di nuovo il maltempo in primo piano. Nevica un po' ovunque nell'entroterra marchigiano, mentre vento e pioggia torrenziale si sono abbattuti stamane sulla costa. Vediamo il servizio. In due giorni è arrivata una quantità d'acqua da mettere paura. La mattina verso le 5 sono venuto qua e c'era un metro d'acqua, perciò l'impresa allagata. E allora, però, nel mio ottimismo, dico, beh, tanto comunque magari l'acqua non piove più, l'acqua adesso se ne va, noi ritorniamo dentro, tanto l'acqua dentro magari non c'è andata, no? Era proprio una pia illusione, tant'è che alle 8:30, quando ho visto arrivare i primi ragazzi, ci avevamo messi un po' quasi le mani nei capelli, nel senso che era, per me era finita una storia. Chi prendeva la macchina per tornare a casa, chi era andato a comprare stivali, chi era... Io mi sono rimesso qui, ho riallacciato un filo di telefono cercando di trovare, no, il contatto con chi c'era all'esterno. Sicuramente non è che è arrivata qui né protezione civile, non è arrivato nessuno, ma la nostra protezione civile, la nostra, quella dell'impresa, ha fatto il miracolo, perché nel giorno ha potuto trasferire tutta la parte di progettazione, tutti i sistemi CAD che avevamo, nell'altro gruppo che sta a 15 km, che non era stato toccato da questo fatto. Questo passaggio dell'alluvione ha fatto poi il passaggio sui TG1, TG2, e abbiamo avuto un sacco di richieste da chi ci vedeva, dai nostri clienti: ma che è successo? Avete bisogno di qualcosa? Ecco. Abbiamo avuto una solidarietà che io vedevo in campagna, no? Cioè, quando succedeva una disgrazia in campagna, c'era comunque il vicino che comunque si adoperava e faceva qualcosa. Ecco, quella è stata l'esperienza più alta che abbiamo vissuto. Quando tu non hai più niente, o ti abbatti o poi di no, io voglio vincere questa battaglia. E la si vince non sotto il profilo del lavoro di più, di tutto quello che può significare, anche dal punto di vista economico, diciamo, non si vince, si vince soltanto se tu hai la volontà, la certezza di poterti battere, e rischi. Se mi sbaglio pago, e questa è una scelta molto difficile da fare, i contadini l'hanno fatto qui. Una volontà che a livello paese mette l'Italia in grado di rispondere in modo adeguato alla sfida degli anni Ottanta. Sul nuovo mercato mondiale, a sorpresa, il paese si confronta con le maggiori potenze economiche proprio nei settori dove queste si sentono più forti e più sicure. Vendi risplendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Onestatico d'affetto, io avrò una faccia nuova. Perfetto, invitante, tagliente, splendido, splendente. Per dare un'idea di quello che era il settore dei semiconduttori nel mondo nel 1980, ricordo che la Motorola era al primo posto al mondo, su per giù a pari merito con la Texas Instruments. Non c'era ancora il fenomeno Intel, era ancora una ditta che cresceva. La SGS in Italia era una società da 100 milioni di dollari di fatturato, 24esima nel ranking mondiale. Vado a New York e comincio a visitare tutti i negozi di mobili, vado a visitare i grandi magazzini, tra cui Macy's. E io vedevo i divani in pelle. Il prezzo più basso era $2,000. Io feci quattro calcoli e disse: ma costano troppo sti divani in questo paese. E allora non riuscivo a capire perché i divani in pelle dovevano costare tanto. E di conseguenza ho detto: io devo rendere accessibili i divani in pelle ai consumatori.
certo punto mi viene offerto di rientrare in Italia. Io mi ricordo quando feci il colloquio con John Welty, gli disse: John, è il mio capo, John, torno in Italia. E mi dice: Pasquale, ma la SGS è un'azienda sana, forte? Io: no, John, sono bancarotta di fatto. Lui fumava la pipa. Ma allora l'Italia è un paese meraviglioso, dove si lavora bene, non ci sono problemi. Evidentemente, no, John, ci sono le Brigate Rosse, i sindacati, è veramente difficile. Ah sì.